cari amici di RCS, questa sera RCS è in tour, siamo nel backstage del concerto di Lello Analpino e abbiamo beccato dietro le quinte un ospite formidabile. A voi Miele. Ciao a tutti. Racconta un po' com'è stato questa tua comparsa qui a questo concerto. Oh, guarda, è stata molto molto bella, sono molto contenta. Lello è sempre stata una persona a cui sono tanto riconoscente perché mi ha fatto partecipare a tantissimi eventi e quindi rivederlo in questo periodo natalizio, in questo periodo di festa è stato bello. Tra l'altro ha scritto una bellissima, cioè ha fatto un nuovo disco, ha scritto una bellissima canzone, mi ha coinvolto in questo progetto e sono molto contenta. A proposito di progetti, che progetti nuovi ha Miele? Si possono dire o per scaramanzia prepariamo? No, si possono dire. Finalmente si possono dire. Ho ultimato un nuovo disco e a gennaio, esattamente il 13 gennaio, esce un nuovo singolo. E noi ti aspettiamo a RCS. Grazie mille. Facciamo il nodo al fazzoletto, Miele a RCS. Ciao amici. Ciao. Siamo nel dietro le quinte. Però non diciamo che siamo davanti ai bagni, sennò no, questo non lo diciamo, non ci sta ascoltando nessuno. Anche perché, lo sai perché non lo dobbiamo dire? Che siccome per il sindaco, comunque per la giunta, l'accoglienza viene prima di tutto. Esatto. Allora il sindaco già si creava questo problema, ma non c'è assolutamente problema, vista l'accoglienza perfetta. Ma questa, ma scusate. Questa è una radio, quindi. Questa è una riunione di gabinetto. Esatto. Quindi quale luogo migliore? Allora vieni qua. Quale lui è abituato, poi nelle riunioni di gabinetto. Naturalmente noi siamo carichi, dopo il tuo concerto che si è tirato i ponti, San Cataldo era realmente in aria. Ma questo grazie a voi, ve lo assicuro. Siete stati degli organizzatori assolutamente eccezionali. E quando le cose si fanno con amore e si ci crede in quello che si fa, allora ci credono tutti. E voi avete coinvolto tutti perché ci avete creduto veramente. Questa è una cosa veramente che mi ha lasciato stupito in maniera veramente positiva, ma non solo me, i ragazzi. E sin da quando ho sentito la prima telefonata, c'era Azzurra che parlava con Mariannina, perché ormai è Mariannina per noi. Allora tipo, ho subito capito, Azzurra mi ha detto guarda, i ragazzi ci tengono veramente, questa cosa la dobbiamo fare. E sono stato veramente felice di... Noi ti ringraziamo. E dico sempre veramente perché ci tengo a dire che è vero. Veramente. Saluta RCS e parlaci dei prossimi progetti futuri. Ciao RCS, i prossimi progetti saranno dei concerti che porteremo in giro e dobbiamo portare ancora in giro questo disco. Mi auguro che la gente si affeziona a questo disco come si è affezionato già ai dischi precedenti. È un disco che parla sempre di gente, parla di amore, parla della mia terra, parla di come siamo noi. Poi ci sono dei progetti teatrali in corso, farò delle cose con Pietrangelo Buttafuoco, con Salvo Piparo, insomma ci sono delle cose belle da fare. Uscirà un video di un nuovo pezzo con Mario Venuti, perché in questo disco c'è una featuring con Mario Venuti, oltre che la featuring anche con Miele, la ragazza di Caltanissetta, che abbiamo avuto il privilegio di avere sul palco con noi anche per San Cataldo. E come ho detto poco fa e lo riconfermo, quando dovrete fare la programmazione per i concerti e io potrò, se posso, darvi una mano, se avete voglia di chiedermi una mano, io lo farò e lo farò assolutamente in forma gratuita e amichevole. Lo stai dicendo presso l'ufficio di gabinetto? È assolutamente... Lo dico, lo confermo e lo sottoscrivo. Davanti a testimoni. No, non c'è bisogno. Grazie.